Via Colliscio, eccoci pronti per raccontarci un po'. Allora, oggi voglio parlare di canzoni scritte per raccolte editoriali, raccolte discografiche. Se ne fanno tante di ogni genere musicale, anni 70, anni 80, quelle che per capirci potete vedere nei cestoni degli autogrill. Non so, Lucio Battisti, Claudio Baglioni, Adriano Celentano, Mina, tutte quelle raccolte che raccolgono il meglio del repertorio, soprattutto quello un po' passato, degli anni passati. Ecco, io ho avuto la fortuna di, in un caso, collaborare con tutta l'orchestra Casadei, con tutto lo staff di Raul Casadei nella realizzazione di una raccolta nazionale, internazionale di successi di tante orchestre, di tanti, come si possono definire, tanti protagonisti del ballo di quegli anni 60, 70, 40, 50, 80, in una raccolta chiamata Ballo Globale. Quindi ho seguito gli arrangiamenti. Ho coordinato le incisioni dei solisti e gli inserimenti dei musicisti dell'Orchestra Casadei. Anche il sottoscritto ha cantato e ha suonato tanti classici di questa raccolta chiamata Ballo Globale, la musica fa ballare il mondo. Mentre l'altra raccolta che ho realizzato con l'Alidon, con la casa discografica e casa di distribuzione Alidon, si intitolava La Balera. Questa è molto più complessa e articolata perché al suo interno veniva proprio raccontata con CD tematici veniva proprio raccontato con CD tematici il ballo. E quindi, per farvi un esempio, il primo CD era dedicato al valzer, il secondo alla mazurka, il terzo alla polka, il quarto CD al tango e via così, valzer lento, fox, con ogni CD lo stesso stile, lo stesso genere. Quindi provate a immaginare, qui si parla di, ve li conto un po' al volo, si parla di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 CD con all'interno 14 canzoni, quindi un'enciclopedia vera e propria. E qui con orgoglio posso dire che ho scritto quasi tutte le canzoni, un numero incredibile, in collaborazione con altri anche in tanti casi, però soprattutto tante le ho scritte io e le ho incise. I CD ci sono e magari se qualcuno poi vuole per curiosità interessarsi può chiedermelo. Può chiederle alle mie edizioni, Pullini Edizioni Musicali, che non sono proprietarie di questo prodotto discografico, però possono darvi una mano ad indirizzarvi per poterle ricevere anche a casa. Ma non è un messaggio promozionale, non è che io lo dico per una vendita, è solo proprio perché voglio mettervi al corrente che esiste proprio questa raccolta fatta di tanti stili e tanti generi. Una canzone che potrebbe accompagnare forse questo momento di racconto potrebbe essere sicuramente Romagna Capitale. La ritengo un inno della Romagna, una di quelle canzoni che si possono affiancare alle grandi melodie di successo romagnole e con orgoglio posso dire di averne fatto parte nell'arrangiamento e nella scrittura e la posso anche provare a cantare senza però permettermi di sfiorare minimamente l'interpretazione di Mauro Ferrara, che è la voce di Romagna Capitale, oltre ad essere quella di Romagna mia. Romagna Capitale, Romagna ballerina, Romagna che si sveglia col sorriso ogni mattina, Romagna appassionata, ti specchi nel tuo mare. Romagna capitale, Romagna superstar.
Romagna ballerina, Romagna che si sveglia col sorriso ogni mattina, Romagna passioneta, ti specchi nel tuo mare, Romagna capitale, Romagna superstar. Com'è bello trovare quegli amici che non perdi per tutta la vita, una dolce e fedele compagna, una casa nel sole in Romagna. Fra questa gente esiste un sentimento che se lo trovi non lo scordi più. Romagna capitale, via col liscio. Ciao, alla prossima!